io ho delle mie proposte che sono sul piatto da anni, quando si stava iniziando a fare questa normativa scellerata. E partono da un presupposto che quello che non si paga adesso si paga dopo, perché uno non può pensare che ora io non pago, come giulivamente dice il governatore Rossi, io non voglio far pagare i contribuenti e quindi che si arrangino i creditori. Perché se la gente non ha la fiducia poi dopo, grazie a questo sistema, di poter dare i soldi in banca, ma cosa crede? Da dove arriveranno poi dopo i soldi che la banca dovrebbe prestare all'economia reale, quindi alle imprese? Se la banca non riceve i soldi perché la gente non si fida, neanche li presta Però e quindi poi le dopo rovescio la domanda, fallisce. Le però dico cosa farei io. Le dico sì. cosa farei io. Allora, nel mio mondo ideale, ci deve essere totale copertura da parte della Banca d'Italia, quindi da parte dell'istituto d'emissione dei crediti nei confronti della banca. Cosa succede? Succede Ma che com in caso di fallimento, se per caso una banca fallisce, allora si accertano le responsabilità e si manda in galera il management, così sistemiamo il cosiddetto moral hazard. La banca, la parte degli attivi viene venduta sul mercato, e quindi sistemiamo anche la concorrenza per evitare di nazionalizzarle, e quindi chi ha fatto bene la banca potrà comprare quindi gli attivi della banca che è stata gestita male. Quello che manca per compensare i crediti dopo l'incasso della parte buona della banca deve essere messo dall'istituto d'emissione perché evidentemente non ha vigilato. Così facendo risolviamo il moral hazard, risolviamo la concorrenza e risolviamo Sentiamo l'affidamento dei cosa ne cittadini pensa il nelle professor banche. Guiso, scusa.